Un buongiorno di potenza a tutti voi, signore e signori. Sono Mike Sentinel e do il benvenuto nel mio umile e bellissimo villaggio. Allora, vi ricordo che il titolo ancora non è uscito in Early Access e ha tutta questa potenza. Quindi quando uscirà andremo alle stelle, andremo potentissimi. Ok, non dico altro perché sennò dopo rischio di essere troppo presuntuoso. Secondo voi, secondo alcuni di voi, secondo chi l'ha detto? Sei tu a dirlo? Sta attento che ti controllo, ti osservo. Ringrazio di cuore Marco per l'aiuto che mi sta dando con questa serie. È un aiuto segreto che, insomma, pochi sanno in che modo mi aiuta. Ma lui mi aiuta. E se vuoi aiutarmi anche tu, lascia un mi piace, lascia un commento, condividi l'amore. Ok, va bene, detto questo, adesso stavo pensando che è il caso di espandere ulteriormente la mia attività e produrre quella che è il Waivers Shop. Il Waivers Shop, che per essere ignorante metterò esattamente qua, FY, no, FY è un po' tanto magari, però se io volessi TR, perfetto, per girare un edificio, e finché tutti gli altri giocano a Call of Duty Modern Warfare, Mike costruisce il suo villaggio medievale. Forse non dovevo dirvi questo, però vabbè, ormai ve l'ho detto, quindi teoria. Questa puntata è stata registrata qualche giorno fa. Ecco, mettiamola così, qualche giorno fa. JJ, dove vuoi andare, bestiaccia? Dove vuoi andare? Qua c'è a costruire un villaggio. Chi ti ha dato il permesso di andare via? Ok, sta sbadigliando, non so per quale motivo. Ma, a prescindere da questo, dovremmo espandere la nostra cittadina. Quando arriveremo a 200 abitanti, concludo la serie, a meno che non ci sia nient'altro di nuovo. Ma fino a quel punto dobbiamo espanderci violentemente. Per espanderci violentemente dovrei andare sulla mappa e dovrei andare a Derkaki e mandare un messaggero. Mandare un messaggero perché se aspetto loro viene Natale. E tutta questa storia, ragazzi, per far semplicemente che qua abbiamo preso negli ultimi episodi il pollame, il pollo, ok? Il pollame. Su Farming Simulator le pecore, su Ostrich ci abbiamo il pollame. E qua dentro, in mezzo al bosco, vogliamo farci le mucche. Le mucche. Aspetta, questi alberi però sono in mezzo alle balle, quindi possiamo remove, grazie. E anche questo remove, grazie. Perché possiamo indicare praticamente al falegname di tagliare gli alberi, ok? Non sono da proteggere, ma sono da tagliare. Buongiorno signore e signori e bentornati ancora una volta. Sono Mike senza nome, ovviamente. L'ho appena detto anche tipo 5 minuti fa. Ma a parte questo, è arrivato il nostro mercante a Derkaki. E a Derkaki viene fuori che dobbiamo comprare degli oxen, un paio di oxen, uno e due, e costano 80. E già che siamo un paio di mucche, due mucche anche quelle, e un toro possibilmente. Il toro costa anche quello, ma spendiamo quindi 200 euro e prendiamo due tori anziani, che sono dei buoi, in poche parole, un toro giovane e due vacche. E niente, se i miei vicini mi sentono che voglio comprare delle vacche, pensano che sono impazzito, ma a parte questo, tutto bene. Adesso in teoria mi arrivano e poi con due buoi ci facciamo un aratro e l'aratro usiamo per arare i campi, ovviamente. Ed ecco le prime nevicate anche di quest'anno, 1723. Mike ce la farà a sopravvivere fino al 1725. Forse devo fare altri fishing boats, altri pescatori. Dove posso fare i pescatori? Allora, dei pescatori li farei da quest'altra parte, in modo che non siano tutti vicini, capito? Che siano tutti un po' sparpagliati, che uno possa prendere pesce da più punti. E quindi sì, lo costruirei. Non so se è proprio la roba che costruirei, diciamo, nel periodo invernale, ma stiamo facendo... Voglio fare una cosa, un'altra cosa interesting, ma la faremo tra poco. Nel frattempo ci concentriamo sulle costruzioni importanti. Ora che ci penso, no, abbiamo comprato gli animali da Derkaki. Ovviamente una città che si chiama Derkaki è la città perfetta per comprare degli animali. Ma voglio comprare anche del sale. E quindi prenderò 400, ma che dico? 460. Ma che dico? Facciamo 500 unità di sale. Quindi ho speso 250 in tutta questa cosa. Hanno bisogno di grano. Quindi quanto wheat c'ho io? Wheat.
4.008 ne ho. Derkaki, vieni qua. Chiedono Weat. Te ne do 2.000 del mio grano. Vai. Così almeno non rimaniamo sotto di troppo. Rimaniamo sotto solo di $50, ok? È abbastanza potente? Sì, hanno bisogno di ferro. Oh cazzo. Meno male che ho finito di fare trading, perché è partito il mio messaggero. Adesso non lo sentiamo più, perché sapete, a Derkaki c'è un telegrafo, ok, inventato da Marconi, mi raccomando. E quindi adesso che è per strada non prende più, non ha più segnale. Ma finché era in città andava benissimo. Ottimo, ottimo, 500 euro, adesso viene a fregarmeli. E in teoria mi porta le vacchette in pieno inverno, ovvio. Così siamo pronti nella prossima primavera per arare i campi di prepotenza. Allora, avremo il grano turco saraceno, quello che è. Campo vuoto, perché vedete, sono un po' malmesso. In questa parte invece faremo tac, wet, subito. Wet lo vogliamo, wet, e poi sunflower. Vediamo, wet no, però buckwheat sì, perché insomma, ok, perfetto. Adesso tu appartieni? Oh! Cos'è successo? Ma... cos'è successo? Adesso ho un bull, un ox e due vacche. Quando me le portate? Ah, ok, mi ha anche ciulato i soldi. Mi sono perso questa parte. Allora, proteggiamo il toro e le due vacche. Proteggiamole, non si sa la cosa, perché tanto il macellaio mica ce l'ho. Nel frattempo siamo arrivati a 27 piccoli di gallina. Si chiamano pulcini, ma noi li chiamiamo piccoli di gallina. E il livestock limit è di 30 anche quello, ovviamente, quindi... va benissimo. I campi, stavo dicendo, sono pronti? Sì, facciamo sunflower. Il sunflower non si mangia, ci facciamo l'olio. Ma qua facciamo wet, quindi è perfetto. E quindi mi stai dicendo che... dove sono i buoi? I buoi? Ce li abbiamo i buoi? Come faccio a capire se c'ho i buoi o no? C'è scritto relocating. Non so chi deve relocarlo. Chi deve portare il bue in giro? Ecco, c'è un bue. C'è il bue che viene portato in giro, a spasso. Credo. L'altro è già qua. È già qua. Per l'aratro. Amazing. È arrivato il tizio qua. Miroslav. Miroslav, dove sei bello? Sta costruendo un aratro. 39 anni. Eccolo. Stiamo facendo un aratro. C'ha pure le ruote. È incredibile. Larghezza di lavoro mezzo metro. Facci vedere finché lo porti in giro, eh. Non arare il paese, mi raccomando. Ah, ma l'alluminio sta sopra? Io pensavo stesse dietro. Che forse è semplicemente un bug visivo. Lo portiamo qua alle fattorie delle donne, ok? Ecco qua, l'aratro è pronto per essere. Tra l'altro ci abbiamo cibo. Qua il cibo è separato per loro, quindi va bene così. Nel frattempo il toro deve darsi, come dire, da fare. E quindi siamo pronti per arare i campi adesso. Il prossimo anno si inizia con l'aratura dei potenti campi. Il problema è che siamo a dicembre, quindi dobbiamo aspettare un altro ciccianin. Ed ecco voi, signori e signore, la signora che camminava sul carro di buoi è finalmente pronta per arare il bellissimo campo, che tra l'altro non so se ce la farà ad arare tutti questi campi, però nel frattempo vogliamo vedere qual è la potenza, qual è la differenza di potenza tra questo e quella, cioè capito? Cioè tra arato e non arato, qual è la potenza? Adesso lo scopriremo. Iniziamo tra l'altro con un campo piccolo. Questo non ci piace. Forse devo tipo selezionare l'ordine diverso. Tipo dargli a così l'ordine. Qual è il campo 3? Quale cacchio è il campo 3? Questo è il campo 3. Questo è il campo 4. Giusto? Il campo 4. Come faccio a capire se è 4? Campo 4. 4. 4. Questo. Ok, campo 4. Mettiamolo là come secondo. Cosa dobbiamo mettere sul campo 4? Girasole. Ci abbiamo qualcuno che fa il wet? Ok, wet. Questo dobbiamo metterlo per primo posto. Vediamo il grano. Tanto grano. Quindi lo metteremo al terzo posto. Ok, girasoli, grano. E gli abbiamo deciso, gli abbiamo dato l'ordine potente. Plogged. Non c'è plog. Guardate qua come stanno arando. Affrettiamo un ciccenin. E questo invece è stato dato al pascolo. Che il pascolo, le mucche, per un effetto del tutto naturale, come potete immaginare, aiutano a far aumentare la potenza del campo. Quindi vedete, 31, 12, 50. Ok, la signorina qua si è rotta le balle di arare. Anzi, ha già arato tutto perfettamente. Abbiamo costruito un deposito, mi dici? Sì, perché avevo costruito questo deposito, interessante. Volevo assumere un dipendente e dirgli di metterci dentro tutto il legname possibile. Quindi, wood,
E quindi 20.000, grazie. Tac. Poi cos'altro abbiamo qua? Bark. Non so a cosa mi serve il bark. No, non ho mai capito di la verità. Ma va bene. E poi cos'altro abbiamo qua? Iron, salt, touch wet. Facciamo anche un po' di firewood. 5.000. Giusto a non intasare sto posto. Perché poi questi mi dicono: ragazzi, io non lavoro, non faccio niente. Sono due dipendenti che non fanno niente. Non tagliano alberi e niente perché c'è troppo legname. Cioè, sono un esperto del legname, capito? Adesso invece abbiamo le signorine che hanno deciso di iniziare a fare cose utili. Ma c'è il boss del mamma mia, coi buoi, eccoli qua. Questo è il campo dei girasoli. Benissimo. Vediamo come è ridotto l'aratro. Beh, dai, riusciamo a fare tutto il percorso. Quest'anno siamo a posto col raccolto. Devo vedere se riesco a vendere un po' delle mie cazzatine a questi altri imbecilli. Da questi altri signori. In giro per la nazione. Perché sono abbastanza corto di soldi. Sale ce l'abbiamo. Quanto sale c'ho in tutto? 8,60. Ok, direi che sono a posto per tutte le stagioni. E adesso sto costruendo un boatyard. No, un boatyard, bello. Scusami. No, non un boatyard. No, un boatyard. Non devo riparare. No. Demolish. Ok, non voglio il boatyard. Voglio costruire. Ah, che idiota. Voglio costruire il fishing dock. Vediamo, abbiamo i polli grandi? 4 e basta. Insomma, andiamo avanti il pesce. Prima il pesce e poi il macello. Boom, baby! Nessuno se l'aspetterebbe, lo so. Lo so. Ma cosa? Cioè, essenzialmente, perché? Chicken coop, alla coop, trovi le galline più buone, mi hanno detto. Ed eccole qua, guardate quante ce ne stanno. È pieno così di galline, signori. Pieno così. Abbiamo la bellezza di 30 piccolini, sempre al massimo i piccolini, ok? E livestock 21. Cioè, non so se tipo devo assumere qualcun altro perché qua è pieno di galline. 23 uova. Non possono lamentarsi adesso che non c'hanno da mangiare, sti bastardi, eh? Cioè, mi raccomando, ragazzi. Date da mangiare alle galline. Facciamoci un altro. Sapete che facciamo? Facciamo un altro market stall. Ok? Tra l'altro non ci sono abbastanza donne in paese. Ma noi ci mettiamo un altro mercatino. Mercatino dell'usato. Dove vendiamo uova? Chicken eggs. Chicken egg. E chicken meat. Anche la carne. Il pollame. Nessuno se l'aspetta. Lo so. Lo so perché lo sto facendo io. Oh! C'è zia Nuovi Cuovalez. Un bel maschione per pensare alle galline. E questa invece pensa da sola. Pensa da sola a Ale. Aspetta, Cuovalez. Lascia stare. Facciamo che tu ti licenzi e vieni a lavorare qua con la signorina, eh? Hire man, che sennò qua. Cuovalez con le mucche ce lo vedo bene. Ah, ok, è arrivata una donna. Ah, è arrivata Hafia, la moglie di quell'altro Kovalec. Anche questa è Kovalec. Perché in realtà, signori, abbiamo bisogno di tagliare tanta erba. E è una costante tra Farming Simulator e Ostrive. Se non avete visto la serie di Farming, andate a vedervela. Nel frattempo, no housing available. Perché le case nuove che sto costruendo ci sono i giovani del paese che ci stanno trasferendo dentro. E adesso sono in Culonia anche. Cioè, ho iniziato a costruire dall'altra parte del ponte. Ma finché voi non stavate guardando. Ho anche fatto un altro fishing dock per avere più pesce. Okay? Perché il pesce è vicino è sempre più bello. E balaclia! Finalmente, signori! Vi stavo aspettando. Ferro, ce l'abbiamo il ferro? Iron? 97. Vabbè, ma per ora. Quanti chiodi ci abbiamo? Nails, dove sono i nails? Niles? Nails? 3.400 chiodi. Cioè, basta, basta il ferro. Non ci serve altro ferro. Abbiamo troppo ferro. Cosa posso vendere? Posso vendere della farina? Flour? 620 ne ho. 620, io te ne vendo, guarda. 340 te la do a te. Anzi, facciamo anche 400. Tanto io me ne faccio altra. Ma facciamo anche 450, 440. Via! 60 euro. Cioè, non è che sono grandissimi numeri, però meglio di niente. E poi vogliono l'olio. L'olio e il girasole. Io dovrei avere il sunflower. Cioè, dovrei averceli prima o poi. Eccoli qua. Su questo campo verranno fuori i girasoli. Quindi, girasoli next season. Nel frattempo, prepariamo un po' di cibo per le mucchette. E c'è nato un nuovo piccolo torello. Ok, un altro piccolo bue. C'è appena nato. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Non capisco quale dei tre è quello piccolo. Perché sono tutti. Questo penso sia il piccolo. Perché sembra più piccolo. Chiaro?
Ottimo. E siamo a maggio del 24. Non sono ancora in fallimento. Questo è importante. Ma adesso stiamo facendo una struttura che a Mike piace poco. E mi tocca lasciare a casa Oberemok e assumere a questa parte e Cows and Pigs. Possiamo smaciullare mucche e maiali. Domanda: al pollame chi ci pensa? Cioè, le galline solo uova fanno, non vengono mangiate? Domanda allora ignorante: come fanno i signori ad avere la carne di pollame? È arrivato un carretto in città, è quello che ci fa fare i big money? È quello? Vediamo, vediamo. A me è sembrato che è arrivato, ha fatto qualcosa e se n'è andato. E io non vedo, non vedo dove sono i cash. Expenses, export, dov'è l'export? Cioè, si prende la roba gratis la gente da qua. Mi sembra che non ci siamo. Mi sembra che non ci siamo. Stipendi 674. Dici, vabbè, e fin lì ci siamo. Però, aspetta, andiamo a vedere un attimo. Andiamo a vedere un attimo la popolazione. C'è addirittura qualcuno che c'ha 100 più. 100 più! Ma che è sta storia? Pagate di più l'affitto, bastardi! Economy. Laborers wage. Laborers li abbassiamo a 1,20, 1,3, uno schifo. Markets product price 150%, vai di inflazione. Village rent 1,15. Dobbiamo. Non va bene, cioè siamo sotto con i cash, siamo sempre negativo, non ci siamo. Dobbiamo fare più cash. Import, vabbè, import, ok, ho capito che ci sta l'import. Se tutto considerato, meno 447 di economia. Con 368 di import significa che non è neanche tanto sbagliato, cioè non siamo neanche tanto fuori. Però adesso abbiamo tirato su, magari l'affitto lasciamoglielo a 1,15, ok? Non cercando di spaventare tutta sta gente. No housing available. Adesso ti sto facendo altre case, sta tranquillo. Ci sta lavorando i miei omuncoli. Nel frattempo siamo a 79 abitanti. Non voglio macellare. Allora, il piano numero uno che facciamo quest'oggi è quello di avere qualche altro aratro. E per avere altro aratro ho bisogno di altri maschioni di toro. Altri buoi, come si suol dire. E ovviamente verranno fuori a caso. Cioè, capito? Il toro si riproduce a quanto pare con una sola vacchetta. Credo di aver risolto il mistero del pollaio. Cioè, in realtà non è un mistero, ma noi l'abbiamo fatto diventare un mistero. Il prozio. No, non c'entra niente il prozio. Adesso ci penso, non c'entra niente. C'entra la signorina che si porta via il pollame. No, le uova si porta. Ok. Ma in realtà, vedete, il pollame. C'è del pollame. Chicken meat, 10. Saranno morte sicuramente per vecchiaia le galline. Sicuramente. Allora, potrei fare un altro chicken coop per avere ancora più la coop dalla mia parte. E 21 uova. Okay, a nessuno piacciono tanto le uova, però vedo che tanti se le mangiano lo stesso, quindi. Va benissimo. Vabbè, qua abbiamo la carne invece. Ok, chicken egg 20, 45 venduti. Vediamo, 600 farina. Mamma mia, venduta tutta. Ma a chi? A chi esattamente? Potato, fish 4,80. Buckwheat, Madonna. Ma ci abbiamo i fesce, ce l'abbiamo un po'. Ce l'abbiamo. Qua ce l'abbiamo. Anche qua ce l'abbiamo. Va benissimo così. Allora, dipendenti, come siamo? Not in house housing available. Ok, allora devo costruire più case. Più case vogliono i miei dependents. Allora, come ci espandiamo? Non ne ho più paia di idea. Però questo mi sembra un buon punto dove costruire una casa. E quindi per non sapere neanche scrivere, ne facciamo un'altra anche qua vicino. Così. Tac, ok. Ci stiamo espandendo dappertutto, a macchia d'olio, a macchia di olio. Perché volevo dire qualcosa, ma la macchia d'olio, avete presente come si espande? Guardate qua la metropoli come sta crescendo, eh? Tutto viene gestito da questa bellissima cittadina dove io, il sindaco, che mi chiamo Corny Mischenko, e ho 35 anni e lavoro duramente a stare a contare le monetine. Construction completed, village house. E? House is vacant. Per quanto tempo? Questa è una domanda lecita. Per quanto tempo? Perché secondo me durerà gran poco, vacant. Vicino al municipio è risaputo fin dall'antica età. Ci bisogna una piccola cappella perché il luogo di potere nel 1700
Non era mica il municipio dove c'era il boss, cioè io. No, era la chiesa. Tanto per cambiare. Quindi ecco qua, una cappella. Ok, aspetta, ho messo in pausa la cappella. Ma la cappella vogliamo costruirla subito. Invece il cimitero. Non saprei dove mettere il cimitero. Va bene che arriva Halloween, però. Facciamo il cimitero in mezzo alla città. Ok, i primi morti avranno la fortuna. Avranno la fortuna di essere sepolti qua. Ancora non ci stanno morti. Ma ci staranno, prima o poi. Perché ci stanno i primi anziani, ragazzi, del mio villaggio. E quindi eccoli qua, messi in fila, così, dietro la cappella. Ma è macabra come cosa. No, mica finito, ragazzi, mica finito. Vabbè, facciamo il recinto orribile, va, che tanto. Ecco, questo è il recinto della chiesa. Quindi, da quest'altra parte, farò il cimitero più bello di tutta la contea, ma non oggi. Non ancora, come dicevano nel gladiatore. Non ancora. E magari uno vuole stare nel cimitero. Aspetta, un ash tree ci sta, un alberello lì. E poi, stavo dicendo, all'ombra del grande albero, vicino ai propri cari, ci mettiamo una panchina, ok? Così. Magari uno vuole sedersi a guardare il panorama, cioè le tombe, in poche parole. Possiamo mettere un'altra anche qua davanti, così sembra che siamo family friendly. Così sembra che ci tengo la mia population. Ecco qua, un altro piccolo cespuglio, Dolgrove's Bush. Eccola, fammi clonare il cespuglio. No, il cespuglio volevo clonare, ma non si può clonare il cespuglio a quanto pare. Peccato, così sembriamo più family friendly, non per altro. E quindi un altro pine, un pino. No, il pino fa schifo. Mettiamoci un ash tree. Ecco qua, è anche un ash tree che. Facciamo capire che è qua che c'è il grande boss che risiede. Fantastico, signori, fantastico. Tutte queste cose le facciamo a gratis. Beh, viene fuori che gli alberi si piantano a gratis. E nel frattempo c'ho ancora un macellaio che non fa niente. Perché, tipo, c'ho il toro che c'ha 2 mesi. I tempi sono realistici. Realistici. Fieno per 3 mesi. Il problema è che io vedo qua fieno a bizzeffe. Quindi, altro che 3 mesi. Non c'è ancora il cimitero, ma la signorina si era appena seduta. Ci siamo persi il momento clou. C'è un bambino. Un bambino. Chi sei tu, bambino? Nikodim Kremenchulski. Aha. Si riposa. Perché di solito cosa fa il bambino? Mica c'ho la scuola, capito? Quindi. Taking rest. È un eterno re. Ah, prima è in una casa. Poi va nell'altra. Ah, Nikodim in realtà abita qua. Allora che ci faceva nella casa accanto? È sempre qua, è sempre questa. Ah, sta visitando Lyubov. Che ha 1 mese. Lyubov, cucciolo. Cucciolo, Lyubov. Allora, la fattoria come se la sta cavando? Piena di donne. Buying food. Buying firewood. Working, working, working. Ok, 3 tizie vengono pagate per andare a comprare roba. Nel frattempo sono riuscito a tornare sopra i 300 euro. 300 euro di cash. 315 addirittura. Bonus. Big bonus. Però qua. Uova, ci abbiamo. Chicken egg 64 vendute. E ne vogliono ancora comprare anche le ultime nu nuove. Ce la facciamo a tirare su un po' di galline? Eh? C'è bisogno di un'altra coop, mi sa, eh? Però non le metto tutte insieme perché è brutto mettere tutte insieme, no? La coop è tra di noi. La coop sei tu. E visto che sei tu, io direi che posso concludere qua questo episodio. Vi ringrazio ovviamente tantissimo per la compagnia. Sono Mike senza nome. Passo e chiudo. Statevi potenti. Ciao.